un documento completo, un percorso chiaro di confronto con le opposizioni, purtroppo tanta bagarra, tanta cattiva informazione da parte di chi in questi giorni ha cercato solo di creare confusione con emendamenti strumentali e non con proposte serie e reali, un lavoro di un anno concentrato a provare a dare risposte ai tanti abruzzesi che soffrono. Siamo in ritardo su alcune questioni tipo l'erogazione del fondo perduto e questo è chiaramente un problema che dobbiamo recuperare, ma cerchiamo di spiegare a tutti che è un anno particolare e soprattutto la regione Abruzzo, così come tante altre regioni che ha dato comunque strumenti normativi nuovi, ha avuto difficoltà a rispondere a migliaia e migliaia e migliaia di domande di fondo perduto che erano impreventivabili fino a qualche mese fa. Tutta la programmazione, come è stato detto in questi minuti di conferenza stampa, tutte quelle che sono le macro aree, quindi dal dissesto idrogeologico alla cultura, al turismo, alle politiche sociali, alla riprogrammazione delle strutture sanitarie, tutto quello che intendiamo fare nei prossimi anni, chiaramente per macro aree, è chiaro che abbiamo costruito una cornice, poi sarà sicuramente la finanziaria, le finanziarie dei prossimi anni e anche quello che arriverà sul territorio grazie ai fondi messi a disposizione eventualmente dal recovery plan per creare un nuovo sviluppo a seguito di un periodo che nessuno di noi poteva immaginare. Quindi nel 2021 dobbiamo gettare le basi per costruire un nuovo percorso per la regione Abruzzo, sperando chiaramente di uscire il prima possibile da una situazione complicata dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico, una spada di Damocle che questo governo regionale, come tutti i governi regionali, si è trovato ad affrontare e che spero racconteremo presto come un episodio che ha le spalle. Io credo di avere un atteggiamento invece molto espansivo, nel senso che, come ho dimostrato questa mattina in conferenza stampa, le proposte delle opposizioni sono spesso state proposte strumentali o comunque emendamenti volti a diluire il confronto in commissione. La commissione bilancio, prima di licenziare il DEF, ha fatto 15 o 16 ore di confronto con tutti gli assessori e le opposizioni hanno avuto modo di interloquire in presenza con tutti gli assessori della giunta regionale abruzzese, ponendo oltre tra le 40 e le 50 domande a tutti gli assessori, quindi mi pare di capire che quello che si è creato in questi giorni è solo una bagarre strumentale. D'altronde il Movimento 5 Stelle, che probabilmente è il maggior creatore di questa bagarre, in questa fase sconta una difficoltà comunicativa su tutto e cosa può fare? L'unica cosa che può fare è provare a creare falsa comunicazione e comunicazione errata per cercare di avere un po' di visibilità sulle testate e sui social. È l'unica cosa che gli è rimasta, perché chiaramente soffre un'alleanza governativa, se pensate al fatto che dal Pettinari fino a qualche anno fa era l'acerrimo nemico di D'Alfonso e oggi si trova a governare questo paese insieme a D'Alfonso, quindi è chiaro che può fare solo questo il Movimento 5 Stelle. Non è stato un numero legale mancato per divisioni, spaccature, tutte ricostruzioni che io comprendo l'opposizione anche lì mette in campo per cercare di fare bagarre, ma assolutamente ricostruzioni che non sono legate alla realtà dei fatti. L'emendamento era stato firmato sul tema della scuola di formazione o del marketing territoriale, di tutto quello che si può fare per far andare alto il nome della regione Abruzzo. Siamo in sintonia e soprattutto siamo pronti a un confronto all'interno delle forze di maggioranza, e la riflessione era sulle modalità. E questo abbiamo cercato di fare in quella fase di sospensione, né più né meno.